Vuoi acquistare crediti? Vai su GoFIFACoins, usa il codice coupon malati15 per avere il 5% di sconto ed utilizza il link in descrizione per la consegna immediata. Ciao ragazzi, bentornati sul canale di Noi Malati di Foot. Io sono Jovis Po dello staff di NMF e benvenuti nella player review di Szilárd nella sua versione in form. Szilárd è un portiere tedesco della Bundesliga e io personalmente ritengo che sia un buon portiere. Ma partiamo con il primo pro, riflessi. Questo portiere ha 85 sulla carta e devo dire che in game sembra almeno un 88. Io gli avrei dato sicuramente un 88. Ha un riflesso davvero felino, riesce a parare dei tiri anche ravvicinati e devo dire mi sono trovato bene. Un altro pro per questa carta sono le uscite per quanto riguarda le uscite dei portieri, del portiere. Devo dire, quando va a smanacciare con i pugni oppure deve fare delle uscite sul giocatore che sta arrivando, l'attaccante avversario che sta arrivando, devo dire si comporta veramente, veramente bene. Un altro pro sono la presa. Ha un 83 sulla carta e devo dire io l'avrei dato almeno un 87, un 85. Ma veniamo ai suoi contro. Unico contro, ragazzi, sono le pale alte. Infatti, su di lui, contro di lui, i colpi di testa, soprattutto quelli alti, sono efficacissimi. Perché? Perché non essendo un portiere altissimo, sì, è alto 188 cm, ma io un portiere, sinceramente, lo vorrei alto un minimo di 190 cm, anche di più. Perché l'altezza aiuta nelle parate dei colpi di testa e lui non è proprio portato in questo tipo di parate. Ha un 82 di tuffo, un 85 riflessi, 83 presa, 46 velocità, 66 rinvio, 84 piazzamento. Rinvio che avrei anche inserito tra i contro, ma poi analizzandolo nel dettaglio con 24 partite giocate con lui, ho realizzato che comunque il suo rinvio non è proprio così brutto. Con lui ho parato 4 rigori su 5. So che nel parare i rigori contano anche le nostre abilità, ma anche le abilità del portiere. Questo portiere ha una parata tradizionale, quindi una parata semplicissima. Io l'ho utilizzato con una difesa a 4 ed una difesa a 3 ed in entrambi i casi, diciamo, si è comportato abbastanza bene. L'ho pagato 11.250 crediti. Attualmente dovrebbe stare 1000 crediti in più per PlayStation e devo dire mi sono trovato anche bene. Dunque, siamo giunti verso la conclusione di questa player review, però da una parte contro o dall'altra il mio voto finale per questa carta è un 7. Io ragazzi vi consiglio di provare questo portiere in form, non costa tantissimo, dategli una possibilità, non ve ne pentirete, anche se all'inizio mi faceva delle belle paperine, poi ho visto che comunque era un portiere molto molto forte, molto buono, al contrario di altri portieri della Bundes. E secondo me potrebbe essere anche un'ottima alternativa a Leno oppure anche a Neuer. Dunque ragazzi, la review di Szilárd IF termina qui. Se vi è piaciuta non dimenticate di mettere un bel mi piace a questo video, mi piace alla nostra pagina Facebook, link qui in descrizione. Iscrivetevi a questo canale se non lo siete già. Dunque ragazzi, qui è Jovispo, vi saluta e vi ringrazia. Ciao belli!